ci fa più male. I precari del comune di Capo d'Orlando sono riuniti da questa mattina in assemblea permanente nell'aula consiliare Paladina. Protestano sempre per i mancati pagamenti. L'avvertenza è sostenuta da tutte le sigle sindacali. Predisporranno un documento nella speranza che l'amministrazione decida di pagarli. Fino a quando non ci saranno spiragli, continueranno nella loro protesta perché sono in difficoltà loro e le loro famiglie e chiedono di essere pagati per un lavoro che hanno svolto e continuano a svolgere per conto del comune. Siamo al settimo mese oggi che non percepiamo, che i lavoratori di Capo d'Orlando a tempo determinato non percepiscono lo stipendio. E il settimo mese, l'ultimo stipendio è stato quello di ottobre 2016. Credo che ormai la disperazione è al massimo. Credo che i lavoratori hanno dimostrato un grande senso di civiltà. I soldi verranno accreditati fra qualche giorno e dovrebbero servire, potrebbero servire per pagare sia gli arretrati che il mese corrente di aprile. Purtroppo l'amministrazione fa una scelta politica, perché la verità è questa, di darti una piccola parte al lavoratore e quindi coprire il 2016, per la restante somma li utilizzeranno per altri scopi che è giusto magari il paese e anche i cittadini di Capo d'Orlando, e noi siamo tali, devono avere i servizi, devono avere quello che necessita, ma non solo sulle nostre spalle. Noi stiamo cercando di redigere un documento affinché dare anche alle istituzioni fuori da qui, dal comune, di dare peso a quello che, alla nostra protesta. La nostra protesta continuerà fino a quando non ci sarà una soluzione vera e propria. Non ce la facciamo più ad avere delle promesse da parte del sindaco, da parte dell'amministrazione per darci i soldi. I soldi noi li vogliamo perché stiamo lavorando, abbiamo bisogno di essere pagati. Punto. Fino a quando non si risolverà, staremo qui dentro.